Dal 10 novembre al 26 febbraio si inaugura qui all'Antico Palazzo dei Vescovi e a Palazzo Buontalenti la mostra su Mauro Bolognini, il grande regista e illustre cittadino pistoiese, una mostra che conta circa 200 pezzi tra manifesti, bozzetti, disegni di scena, costumi della grande carriera in ricordo dei 100 anni dalla nascita di Mauro Bolognini. Questa prima mostra monografica dedicata al grande regista pistoiese, più noto forse all'estero che in patria. E questi sono i due obiettivi di questa mostra, sono da una parte di rendere conto dell'insieme della carriera di Mauro Bolognini a confronto con l'universo delle alte arti e dall'altra proprio di mettere l'accento sulla dimensione europea della sua arte, maturata del resto all'ombra del cinema francese. Fin dagli anni di maturazione Mauro Bolognini aveva conosciuto il cinema francese. Un tributo a un cittadino illustre, un artista di grande spessore intellettuale che ha avuto colloqui con i principali intellettuali del suo periodo, anche europei. Per noi è anche il suo esempio, la testimonianza di come partendo da una dimensione locale si possa comunque incrociare una disposizione, una collocazione globale, e questo può essere anche un monito per il nostro territorio in un'epoca, quella del digitale, dove appunto queste distanze fra il locale e il globale sono ancora più diminuite. Una mostra su due articolata su due sedi, l'antico Palazzo dei Vescovi e Palazzo Buontalenti, con una varietà di opere, oltre 200 opere, manifesti, locandine, documenti, fotografie di scena, bozzetti, costumi, quindi una mostra davvero ricca e sfaccettata.